George Orwell è uno degli autori più importanti del panorama della letteratura inglese ed è anche uno degli autori più importanti del panorama del programma su cui i prof solitamente interrogano. Proprio per questo gli abbiamo dedicato alcuni video, uno che tratta nello specifico della Fattoria degli animali e questo dove ci occuperemo della sua vita per conoscere un po' meglio il suo scritto, il suo stile e la sua ideologia. George Orwell nacque in India nel 1903. Dopo aver condotto i suoi studi in Inghilterra, tornò di nuovo in India, dove prese servizio nella Guardia Imperiale. A questo punto, però, spinto dalla curiosità e volendo capire meglio la situazione di vita delle classi più povere, trascorse un periodo della sua vita tra Londra e Parigi, periodo in cui, nella sua attività di giornalista, che proseguì per tutta la sua vita, parallelamente a quella di scrittore di romanzi, descrisse in maniera vivida la situazione abbastanza disperata dei disoccupati e soprattutto delle classi più povere. Partecipò anche alla guerra civile spagnola e questo gli consentì di completare, diciamo, un quadro abbastanza chiaro della situazione a lui contemporanea e di avere delle ideologie proprie molto molto ben definite. Egli infatti era contrario ad ogni tipo di totalitarismo, ma soprattutto criticò in maniera dura sia il comunismo in Spagna che il comunismo dell'Unione Sovietica. Questo lo vediamo soprattutto in due delle sue opere più importanti, che sono La Fattoria degli Animali e 1984. Proprio 1984 è particolarmente degno di nota, perché qui Orwell descrive una società distopica, del tutto comandata da un'entità superiore detta Grande Fratello, che è l'applicazione estrema della summa dei totalitarismi che nella storia sono davvero esistiti. Il libro, come ben sai, ha avuto successo al punto tale che Grande Fratello è diventato un termine di uso comune per indicare una società dove si viene spiati e ha dato addirittura il titolo al noto programma televisivo. Non solo, è la questione della società distopica che tu devi ricordare, perché che cosa significa? Beh, questo è un particolare tipo di racconto della società in cui si prende una società vicina al tempo che si sta raccontando e si estremizza in maniera apocalittica tutte le problematiche che sono all'interno di quel periodo storico. Questo significa che praticamente si dà una panoramica che è la peggiore che si potesse avere. E proprio questo tipo di letteratura è stata quasi fondata da Orwell, che comunque viene ritenuto ancora oggi uno dei maggiori esponenti sia di questo tipo di scrittura che di quello che è il filone della critica inglese alla società. Infatti le critiche di Orwell non risparmiarono di certo nemmeno il socialismo inglese e di lui ricordiamo il fatto che riuscì per tutta la vita a tentare di mantenersi in equilibrio tra la sua appartenenza alla classe borghese e la sua vicinanza invece alle classi più povere. E questo lo si capisce anche dallo stile che utilizza. Egli infatti utilizza uno stile chiaro che potrebbe essere capito da tutti, al punto tale che a una prima lettura La Fattoria degli Animali potrebbe quasi sembrarti una favoletta. Questo stile chiaro si basa su molte descrizioni, termini semplici, e nelle descrizioni devi fare caso che c'è molta attenzione alla descrizione delle figure umane. Con questo noi concludiamo questa video lezione su Orwell, ti salutiamo e ti chiediamo quali sono gli altri autori del programma di inglese su cui ti piacerebbe che ti dessimo una mano?